Fondazione Toscana Life Science, il vice sindaco Capitani, la regione, faccia la sua parte. Terre di Sena Convention Bureau al capolinea, l'amministrazione pensa ad un nuovo ente per la gestione del turismo. Commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, Zanettin sarà il primo ad essere ascoltato. Emma Villas Siena vince gara 1 delle semifinali playoff domenica, gara 2 a Porto Viro, tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Sena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con il Consiglio Comunale. La delicata situazione della Fondazione Toscana Life Science è stato uno dei temi cardine dell'Assemblea cittadina di questa mattina. Il Comune di Siena ha sollecitato la Regione e ha convocato i vertici di TLS. Ce ne parla Filippo Meiattini. Il futuro della Fondazione Toscana Life Sciences è diventato argomento di discussione in Consiglio Comunale. L'interrogazione è stata firmata dai gruppi di maggioranza Forza Italia, UDC Nuovo, PSI e Le Bicchierne, che hanno chiesto al sindaco aggiornamenti sul piano industriale di TLS, di definire il ruolo della Fondazione Monte dei Paschi in questa partita e se la Regione Toscana interverrà oppure no. A rispondere è stato il vice sindaco Michele Capitani. Quando si parla di risorse della Fondazione Monte dei Paschi, ritengo che questa città abbia già ampiamente dato, e quindi considerando anche che all'interno di TLS la partecipazione importante ce l'ha la Regione, ci aspettiamo un impegno economico della Regione che sia quanto più teso alla salvaguardia dei posti di lavoro di TLS. Poi ovviamente chiarezza, nel senso che non si può che indagare sui motivi che hanno portato a questo dissesto, peraltro un dissesto che francamente lascia la nostra comunità con molti interrogativi, dal momento che solo 2 anni fa i conti di TLS invece erano, da notizie apparse, molto floridi, quindi è una cosa un po' inspiegabile, su questo bisogna indagare. Soddisfatta della risposta la consigliera Lorenza Bondi, che ha illustrato l'interrogazione. La situazione di dissesto di TLS non può gravare sulle spalle della sola Fondazione Monte dei Paschi, che mi pare si sia già impegnata a sufficienza con questo usufrutto di 16 anni dell'immobile dove TLS è ospitata. La situazione che per quanto ci riguarda come Forza Italia UDC e Gruppo Le Bicchierne è stata di surrealità l'avere indicato un termine di 3 mesi per la redazione di un piano industriale, ancorando questo piano industriale cioè ancorando l'operazione a questo piano industriale, laddove piano industriale non c'è. Ci siamo scadenzati la data di metà giugno, ripresenteremo analoga interrogazione per vedere se almeno in quella data ci saranno novità. Diversamente, ripeto, la maggioranza di centrodestra a dicembre evidentemente fu predittiva, la maggioranza anzi che sostiene il sindaco Nicoletta Fabio fu predittiva quando alla luce della gestione di TLS va chiesto l'azzeramento dei vertici. La Commissione Affari Generali ha convocato la governance della Fondazione Toscana Life Sciences, a cui sarà chiesto di fare chiarezza sulle motivazioni che hanno portato allo slittamento, concesso anche dalla Fondazione Monte dei Paschi, di 3 mesi per presentare il piano industriale. E durante il Consiglio Comunale è arrivata anche la conferma che l'attuale giunta non utilizzerà più il Terre di Sena Convention Bureau voluto dalla scorsa amministrazione. Ancora Filippo Meiattini. Il Terre di Siena Convention Bureau esce di scena. L'ente, che era stato fondato dalla precedente amministrazione per l'organizzazione di convegni e matrimoni, non verrà utilizzato dall'attuale giunta. A confermarlo è stata l'assessore al turismo Vanna Giunti, in risposta ad una interrogazione in Consiglio Comunale del Partito Democratico. Per quanto riguarda invece la richiesta di aggiornare il Consiglio Comunale in merito ai risultati e agli obiettivi raggiunti dall'ente, Convention Bureau che avete richiamato, questa amministrazione non vi può aiutare. L'ente di cui si tratta è, o forse potremmo dire era, altro dal comune, in quanto società consortile a responsabilità limitata, i cui soci erano alcune associazioni di categoria e aziende del territorio. Una risposta che non ha soddisfatto chi l'interrogazione l'ha presentata, il consigliere Luca Micheli. Il Convention Bureau finisce. La politica turistica del Comune di Siena non si sa che strada voglia prendere, perché ancora si faremo, è tutto un futuro, ma ancora di vero non si è visto ancora niente, per cui probabilmente sono stati buttati via gli ultimi 3 anni di quella che poteva essere un'esperienza da riutilizzare. Per cui questa amministrazione, dicendo che ha in mente di poter riorganizzare il turismo secondo criteri diversi eccetera, perderà certamente quelle che sono le esperienze maturate per un futuro che si spera sia roseo, ma di cui non c'è alcun tipo di certezza, e soprattutto nelle tempistiche. Un futuro che potrebbe concretizzarsi in una nuova figura giuridica che gestisca il turismo del Comune di Siena a 360 gradi. La
convegnistica rappresenta solo un segmento, anche non troppo significativo per la nostra città e il nostro territorio, ma che in ogni caso siamo nella possibilità di gestire, anche grazie al lavoro per la costituzione di una idonea ed efficiente figura giuridica che in modo snello ed efficace potrà gestire con continuità l'intero sistema turistico. Torniamo adesso invece a parlare della morte di David Rossi. Nella prima audizione della nuova commissione d'inchiesta sarà ascoltato per Antonio Zanettin, presidente del precedente organismo parlamentare. Il servizio. Sarà l'ex presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi per Antonio Zanettin il primo ad essere ascoltato in aula dalla nuova commissione d'inchiesta sul decesso dell'ex capo comunicazione di Banca MPS avvenuto il 6 marzo 2013. L'audizione si terrà mercoledì 17 aprile e servirà per fare il punto sui lavori effettuati. I lavori della commissione ripartiranno, ma più che ripartire si tratta di fare il punto su quello che è stato fatto nella scorsa commissione. Serve ricapitolare un po' quello che è stato fatto, visto che ci sono oltre 20.000 pagine nell'archivio della commissione, in parte sono anche segretate. Si tratta quindi di file anche importanti, difficilmente anche trasportabili in una chiavetta, perché si tratta di diverse terabyte di dati. Quindi per fare questo noi mercoledì prossimo inizieremo dall'audizione dell'ex presidente Zanettin, che verrà a riportare quanto è stato fatto ed eventualmente a rispondere alle domande. Ci sarà prima una parte pubblica e poi una parte anche segretata, perché a quel punto potrà anche riferire dei documenti che non sono stati resi noti fuori dalla commissione. E da lì poi si inizierà nelle successive commissioni, ce ne sarà circa una settimana, a ripercorrere oltre quello che è stato fatto con qualche altro ex commissario. Un altro nome che è stato fatto è stato quello di Luca Migliorino, appunto un quadro veramente complessivo della vicenda, e poi si partirà invece con le nuove audizioni o eventuali altre attività, che per il momento però è prematuro indicare, perché i commissari devono avere prima il quadro di quello che è stato fatto. Hanno incrociato le braccia i lavoratori di tutta Italia in segno di protesta contro l'ennesima strage sul lavoro che poteva essere evitata. Il corteo Adesso Basta ha sfilato nelle vie di Poggibonsi. Viola Carignani. Adesso basta, è questo lo slogan asciutto ma efficace con cui i sindacati CGIL e UIL hanno proclamato lo sciopero generale di 4 ore in tutti i settori privati e di 8 ore in quello dell'edilizia, con iniziative che si sono tenute a livello territoriale. Una mobilitazione indetta a sostegno delle comuni rivendicazioni, zero morti sul lavoro, per una giusta riforma fiscale, per un nuovo modello sociale di fare impresa. In provincia di Siena le manifestazioni si sono svolte a Poggibonsi, con un corteo che è partito alle 9 da Piazza Matteotti, poi a Chiusi Città e a Montepulciano, dove si sono tenuti dei presidi con volantinaggi davanti agli istituti scolastici superiori. L'ultimo di una lunga serie di incidenti mortali sul lavoro ha di nuovo portato in piazza i lavoratori. 7 le morti bianche nel disastro di Suviana, che vanno ad aggiungersi a tante altre vittime. Secondo i dati dell'INAIL, solo nei primi 2 mesi del 2024 sarebbero 119 le morti avvenute su luoghi di lavoro, il 19% in più rispetto allo scorso anno. Una lunga scia di sangue che non accenna a fermarsi. Ogni giorno le cronache nazionali riportano di tragedie sul lavoro. Finalmente anche la città di Siena avrà la sua casa di comunità come punto di riferimento sul territorio per i cittadini, grazie all'arrivo di 8 milioni di euro per l'immobile di Viale Sardegna, ovvero l'immobile della ex provincia, che verrà così completamente recuperato. Viola Carignani. L'edilizia sanitaria della Toscana sarà presto rinnovata. Sono 112 milioni di euro spalmati in un piano di investimenti sull'edilizia e sull'ammodernamento tecnologico del sistema. Il programma, contenuto in una delibera proposta dall'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini per la Regione Toscana, sarà finanziato attraverso il fondo del cosiddetto articolo 20, varato con una legge del 1988 che rappresenta la principale fonte statale rivolta alle regioni per gli investimenti in sanità.
106 milioni sono le risorse che arrivano dallo Stato, il resto ce lo metteranno le aziende sanitarie come cofinanziamento. Gli interventi previsti, molti dei quali a completamento di progetti già programmati e finanziati, ha detto l'assessore Bezzini, tengono insieme riqualificazione, efficientamento energetico, innovazione strumentale, tre elementi che ci consentiranno di disegnare luoghi di cura a misura dei pazienti e dei professionisti, con l'obiettivo di migliorare la risposta ai bisogni delle persone. Dei 27 interventi previsti, Siena avrà a disposizione 8 milioni che andranno finalmente a definire quella che sarà la Casa di Comunità di Siena e il distretto di Viale Sardegna. Questa seconda quota di finanziamento permetterà il recupero totale dell'immobile ex provincia di Siena e l'attivazione finale dei servizi. In questo modo Siena avrà finalmente un unico punto dove i cittadini potranno trovare tutti i servizi che ad oggi sono sparsi sul territorio e spesso di difficile accesso. Il Luco rinasce con oltre 1,25 milioni di investimento. Il sollevamento Luco, che si trova nel territorio del comune di Sovicille, è storicamente un impianto strategico per l'approvvigionamento idrico del comprensorio dell'area senese e della stessa città di Siena. Francesca Campanelli. Investimento di ADF di oltre 1.250.000 euro per aumentare e migliorare l'attingimento delle acque sotterranee del Luco nel comune di Sovicille a servizio dell'approvvigionamento idrico dell'area senese. Un intervento di potenziamento che porterà ad un efficientamento complessivo del sistema, ad una maggior sicurezza e anche ad un importante risparmio energetico di circa il 10%, pari cioè al consumo annuo medio di oltre 150 famiglie con una riduzione di 150 tonnellate di CO2. Intanto permettetemi di dire che il luogo è stato messo in sicurezza per i nostri lavoratori, il tema della sicurezza per noi è sempre al centro delle nostre azioni. C'è un progetto di efficientamento energetico sul quale abbiamo raggiunto anche certificati bianchi, quindi credo dal punto di vista della messa in sicurezza in una logica di transizione idrica che sarà e dovrà essere uno dei temi del domani, noi abbiamo approntato un lavoro che permetterà l'autonomia duale, ma nei prossimi anni anche un approvvigionamento triplo quando arriverà Monte d'Oglio per la città di Siena e per l'Interland di Siena. Quindi è un progetto strategico per quello che è il tema del futuro, l'approvvigionamento idrico in un'epoca di cambiamenti climatici. È un revamping importante, perché è un impianto tecnologicamente avanzato, è un impianto che attraverso dei sensori è anche in grado di poterci dare quella predittività necessaria a una buona manutenzione. Quindi mettere in sicurezza un impianto non soltanto dal punto di vista della sicurezza dei nostri colleghi e colleghe, ma dal punto di vista industriale è motivo di vanto da parte di ADF, proprio perché con i soci abbiamo preso un impegno a fare in modo che questo servizio possa essere un servizio sempre più innovativo e all'avanguardia. Il Sovicille ospita questo impianto perché ospita il campo Pozzi Luco, che è uno dei bacini, diciamo, fra i più importanti, insomma, nel territorio del Fiora. Non dimentichiamo che questo è quello che fornisce acqua alla città di Siena, a gran parte, insomma, del territorio di Sovicille e altri comuni limitrofi. Quindi l'impianto di oggi e l'investimento di oggi è un investimento di grande rilevanza, di grande importanza, perché migliora non solo ovviamente le performance e garantisce appunto il funzionamento dell'impianto, mettendoci al sicuro da eventuali malfunzionamenti, perché tutte le ridondanze sono state introdotte servono appunto a garantire un funzionamento continuo, insomma, senza interruzioni dell'impianto. Al Santa Maria della Scala a Siena il convegno Lavoro, Parti, Opportunità, Benessere, un cerchio che si chiude con la presentazione dell'indagine sui risultati del piano di azioni positive dei comuni della provincia. Quello che emerge è che lavorano più donne che uomini, ma gli stipendi medi dei dipendenti nella provincia di Siena sono più alti. Nei 35 comuni della provincia di Siena i dipendenti uomini vengono pagati di più, ovvero 32.150 euro medi lordi rispetto alle donne con 30.241 euro medi lordi, ma sommando tutti i dipendenti degli enti le donne sono di più degli uomini, 1.060 rispetto a 953. Nonostante questo però 21 comuni su 35, quindi la maggior parte del loro organico, hanno la maggioranza di dipendenti uomini e solo un comune, Trequanda, ha lo stesso numero di dipendenti donne e uomini.
È quanto emerge dall'indagine sui risultati dell'analisi dei piani d'azione positive dei comuni della provincia di Siena per il triennio 2023-2025 presentata al Santa Maria della Scala nel corso del convegno Lavoro, Pari Opportunità, Benessere, un cerchio che si chiude al termine dei 10 anni di mandato della consigliera di parità della provincia di Siena, Lucia Secchi Tarugi, un'occasione per presentare il percorso fatto e i risultati ottenuti in questi 2 mandati. Quello che devo dire a me ha fatto estremamente piacere è stato il riconoscimento da parte degli enti della validità della formazione che è stata fatta insieme, perché questo ha portato a considerare i piani delle azioni positive come non un'attività burocratica da doversi fare, ma come un qualcosa che effettivamente può portare all'ente e al territorio un beneficio, soprattutto per parlare di quella che è stata l'esperienza della consigliera di parità con gli organi, gli enti istituzionali con cui ha rapporti, collabora, interloquito in tutti questi anni. Qual è quindi il bilancio del lavoro svolto? Direi che il bilancio è buonissimo, intanto perché tutti gli enti tenuti presentano il loro piano delle azioni positive, semplice oppure inserito all'interno del PIAO, del piano integrato dell'organizzazione dell'attività e dell'organizzazione della pubblica amministrazione, e lo fanno tra l'altro con un monitoraggio annuale, per la maggior parte al 99%, quindi sicuramente il territorio della provincia di Siena è un territorio che ha particolare attenzione alle azioni positive che mirano appunto a questo cerchio di benessere, la pari opportunità e lavoro. Aleandro Paolucci e il suo rapporto con il Papa Pio II sono al centro di un'importante mostra inaugurata al complesso museale Santa Maria della Scala di Siena, che attraverso 50 opere grafiche e pittoriche mira a far conoscere meglio la straordinaria arte del pittore. Il servizio. Aleandro Paolucci, pittore toscano, al centro di una prestigiosa mostra itinerante che attraversa 3 importanti città italiane, Siena, Pienza e Roma. La mostra è stata inaugurata questa mattina a Siena al complesso museale Santa Maria della Scala e celebra il talento e l'opera dell'artista, offrendo al pubblico un'opportunità unica di immergersi nel suo mondo artistico. Paolucci è un pittore pientino, nato a Pienza, ha svolto i momenti cruciali della sua formazione artistica a Siena, al locale liceo artistico. È legato alla città perché in quel contesto lì, come usava negli anni 50, fu chiamato a partecipare ai concorsi per l'attribuzione del drappellone, ha fatto 8 volte e 3 sono stati scelti. Ricordiamo che all'epoca c'erano gli pseudonimi per fare il concorso, quindi non è stata fatta una direttamente, insomma, quindi partecipava proprio a questi concorsi. E com'è nata? È nata che Aleandro Paolucci ha avuto una vita abbastanza lunga, è morto una decina d'anni fa, 10 anni fa, 11, e nel 2005, in occasione del centenario di Enea Silvio Piccolomini, produsse proprio lui stesso per la città di Pienza una serie di opere che, per un motivo o per un altro, anche perché le celebrazioni di Pio II furono importanti e nazionali, passarono un po' in secondo piano. La sua famiglia ha voluto, a 10 anni di distanza, proporre alle varie istituzioni che ha trovato, a partire da Enchi Produzioni, che è una realtà del luogo che si occupa di musica e spettacolo, di rifare questa mostra e di valutarla dal punto di vista artistico. E quindi ce l'ha proposta, a Siena, a Santa Maria, a Vernice Progetti, che è società della fondazione. Noi, proprio per il suo legame con Siena e per la figura in se stessa, una figura molto legata al senso di identità, e in questa cosa noi ci siamo ritrovati essendo di Siena. E quindi la trasmissione della memoria, di valorizzare non tanto se stesso ma il proprio territorio, quindi in quel caso è Pienza ma anche Siena, e poi una figura importante per lui ma anche per noi come Enea Silvio Piccolomini, che è Pio II, che ricordiamo ha creato la città di Pienza facendo arrivare i maggiori artisti del momento che c'erano in Italia a Pienza, quindi Rossellino, Leon Battista Alberti, eccetera. Però che ha valorizzato anche Siena, perché comunque Pienza fa parte del territorio e Pio II era comunque il nostro Papa. Ecco, quindi ci siamo ritrovati.
Cambiamo adesso argomento, torna al progetto 100 canti per Siena che coinvolge un grande numero di persone in una performance popolare in cui tutti i partecipanti diventano protagonisti dando voce ai canti della Divina Commedia. L'edizione di quest'anno è stata presentata ai nostri microfoni dal sindaco Nicoletta Fabio e dal rettore dell'università Roberto Di Pietra. Il bello di questa iniziativa io credo che sia soprattutto il coinvolgimento dei cittadini, perché al di là del coinvolgimento delle istituzioni, il Comune di Siena, l'università, le scuole, le case circondariali e quant'altro, ecco, poi sentiremo recitare soprattutto tanti cittadini appassionati di quello che sicuramente è uno dei più grandi poeti di sempre. Non è sempre stato molto generoso nei confronti dei senesi, ma noi siamo inclusivi e quindi lo accogliamo ben volentieri anche all'interno delle stanze di Palazzo Comunale, che quindi per un giorno diventa anche scenario, teatro di questi 501 cantori che si diletteranno nel recitare la commedia. Cresce il nostro impegno con i 100 canti per Siena, c'è un coinvolgimento ampio dei nostri studenti, delle nostre studentesse, dei nostri docenti. Questo pomeriggio alla Biblioteca Umanistica avremo una specie di prologo, saranno letti una decina di canti e sarà presentato per l'appunto l'avatar di Dante che abbiamo realizzato in una prospettiva multidisciplinare coinvolgendo docenti che si occupano di intelligenza artificiale, che si occupano di Dante, cioè sono dei dantisti, e che si occupano anche della storia dell'arte, perché abbiamo dovuto e voluto fare una ricostruzione dal punto di vista filologico corretta e anche dal punto di vista proprio della rappresentazione artistica. Ma non ci fermiamo qui perché sono coinvolti i nostri studenti del Polo Universitario Penitenziario come lo scorso anno ed è coinvolto il nostro coro universitario. L'ILT Siena Dream Fashion di nuovo uniti per la solidarietà e per la prevenzione con una nuova iniziativa che avverrà sabato prossimo al Teatro dei Rozzi per l'evento Facciamo squadra contro il cancro. Lorenzo Agnelli. Nuovo appuntamento con la solidarietà insieme alla Lilt Siena e all'associazione Dream Fashion fondata da Teo De Bonis e Emanuela Vigni, questa volta a fianco del mondo dello sport senese. Facciamo squadra contro il cancro, la grande festa dello sport, è il titolo di questa nuova iniziativa su cui si alzerà il sipario sabato prossimo 13 aprile sul prestigioso palco del Teatro dei Rozzi, su cui sfileranno gli atleti delle società sportive più importanti della città. Organizzare un evento così non è stato facile, però è una grandissima soddisfazione, la soddisfazione di mettere insieme 11 associazioni sportive di eccellenza della nostra splendida città, e devo dire che queste associazioni hanno veramente sposato il progetto con grandissimo entusiasmo. Ci saranno 3-4 atleti professionisti che non fanno modelli di solito o modelle e sfileranno per una causa meravigliosa. La causa meravigliosa questa serata sarà solidarietà per la Lilt, te sai bene quanto noi siamo vicino alla Lilt. Fare sport, fare movimento è uno dei corretti stili di vita che la Lilt promuove dappertutto, soprattutto nelle scuole, fra i ragazzi, e quindi questo messaggio verrà veicolato, rilanciato attraverso questo evento. Teo e Emanuela hanno veramente creato qualcosa di speciale, hanno messo insieme 11 società sportive senesi, cosa che non era mai accaduta, quindi metterle insieme per una causa anche solidale mi sembra bellissimo. La prevenzione passa anche dallo sport, fare attività fisica è considerato uno dei comportamenti più efficaci per prevenire l'insorgenza di numerose malattie nel corso della vita, un messaggio chiaro che la Lilt e Dream Fashion porteranno sul palco insieme a tanti atleti di oggi e di ieri e non solo. Avremo degli sportivi del basket, del calcio, che negli ultimi 20 anni hanno portato la città a livelli altissimi. E non solo, perché avremo una sorpresa, sfilerà una modella inclusiva, cioè una persona che a Siena ha dato molto, che ora vive in Sicilia perché ha avuto delle vicissitudini piuttosto tragiche da un punto di vista della salute, oggi è una persona disabile, ma che ha la forza d'animo di sfilare in passerella, e quindi una modella inclusiva, meravigliosa, che vedremo sul palco, e quindi credo che sarà un'emozione, ma porterà anche un grande messaggio di speranza. Adesso passiamo al Palio, domani nuovo appuntamento con le corse a pelo. Per vedere cavalli e fantini basterà andare a Monticiano, inizio delle corse alle 10, il servizio di Viola Carignani.
35 cavalli suddivisi in 5 batterie, con la prima convocata per le 10 di mattina. E questo è il programma della riunione di corse a pelo per i cavalli iscritti all'albo del Comune di Siena, che si terranno domani mattina sulla pista del Tamburo a Montisciano. Nella prima corsa, alla partenza tra i canapi, ci sarà il plurivincitore di Palio, Zio Frac, e di rincorsa Viso d'Angelo, cavallo di scuderia Azzeni, che sarà presentato da Stefano Piras. Il cavallo che ha già corso 3 carriere è tra quelli che potrebbero rientrare in qualsiasi lotto i capitani vorranno costruire. Nella seconda batteria, occhi puntati su Andè Bola, scuderia Milani, che sarà portato in pista da Sebastiano Murtas. Di rincorsa, il 2 volte vincitore scosso Remorex, con il suo fantino di fiducia Massimo Columbu. Per vedere ancora un cavallo che ha già corso in piazza, si dovrà aspettare la quarta corsa, dove di rincorsa troviamo Ungaros, montato ancora da Sebastiano Murtas. Nella quinta e ultima batteria sarà la volta di Zenis, ancora scuderia Milani. Si tratta del baio che ha debuttato lo scorso anno nel Bruco, montato da Bellocchio. Nota di colore la presenza di Donna Rosa, la cavalla di Rompicollo, che di certo non vorrà perdersi lo spettacolo di seguire in pista i progressi della sua Saura, montata da Francesco Caria. E chiudiamo la nostra edizione del TG con la pagina sportiva. Il volley Lemma Villas Siena vince gara 1 delle semifinali playoff contro Portoviro. Al Palaestra i bianco-blu si sono imposti per 3-1. Gara 2 si giocherà invece domenica a Portoviro a partire dalle 19. La Lemma Villas Siena conquista gara 1 di semifinale playoff contro Portoviro, una partita dominata e un successo mai messo in discussione. Numeri impressionanti, con il 53% in attacco, 11 muro punto e 70% di positività in ricezione. MVP dell'incontro, Stefano Trillini. Innanzitutto devo dire sono contento perché abbiamo vinto contro una squadra fortissima, anche se diciamo non abbiamo fatto nulla ancora, ma era importantissimo partire bene in casa la serie. E poi una partita, devo dire, da noi approcciata benissimo, infatti il primo set siamo partiti molto molto bene, abbiamo messi sotto con largo vantaggio, il secondo loro hanno giocato molto bene ma siamo stati bravi a portarla a casa, il terzo forse un po' di calo nostro direi perché abbiamo fatto qualche errore di troppo, però bravissimi a partire subito nel terzo set con dei buoni break, dei buoni turni in battuta e prendere subito vantaggio e portarlo fino alla fine. Un po' forse un calo nostro, forse è normale, non deve succedere, non deve mai succedere, però ci sta perché loro sono molto, cioè sono forti, hanno giocato bene anche se magari dal punteggio non sembra, ma quindi i playoff sono così, l'importante alla fine è vincere, poi se si prendono dei break, se si va sotto, poi si recupera, non è importante. L'obiettivo è chiuderla subito domenica? Certo, sarebbe meglio chiuderla. Però se non ci riusciamo non sarà un problema, veremo qua per gara 3, ma sicuramente l'obiettivo è quello di chiuderla. Sono sicuramente contento, soprattutto per il muro, però bene, contento, spero di ripetermi subito domenica. Ed era questa la nostra ultima notizia, vi ricordo che a seguire tornano le previsioni del tempo, poi alle 21 torna Gocce di Memoria, mentre alle 21.30 ci sarà Roberto Rosa come tutti i venerdì con storie da raccontare. L'informazione locale torna domani a partire dalle 20.30, grazie per essere stati in nostra compagnia.